Gli archeologi di tutto il mondo non smetteranno mai di fare scoperte incredibili. E con questo video viaggeremo in tutto il mondo, in ogni periodo della storia, per mostrarti reperti archeologici davvero meravigliosi. Torna all'Antiquarium Turritano di Porto Torres il mosaico Septimia Musa a seguito di un importante e delicato intervento di restauro. Nel settembre del 2020 l'opera musiva ha infatti lasciato la sua collocazione nella sede museale sarda e non è quindi stata più visibile al pubblico per più di un anno e mezzo. Martedì 24 maggio ha fatto però il ritorno nella sua sede. Rinvenuto negli anni 60 in località Balai, vicino Porto Torres, il reperto in arte musiva, realizzato in tessere policrome, adornava una tomba. Si tratta infatti di un mosaico funerario, dedicato alla defunta Septimia Musa, come si può leggere nell'iscrizione posta dal marito e dai figli, Esichius e Valeria. Il reperto si rivela paleocristiano per la terminologia delle iscrizioni, nonché per i simboli, ovvero cristogrammi e colombe. Il mosaico venne ampliato e completato con quello dedicato al padre Dionisio da parte dei figli. Le tombe dei due coniugi erano vicine e parallele, coperte da una muratura rivestita dal mosaico funerario. Sulla base dei confronti con mosaici funerari analoghi, sono state datate alla seconda metà del IV secolo d.C. o agli inizi del V secolo. Esistono molti Henges antichi in Gran Bretagna e i Mambury Rings sono un henge neolitico nel sud della città di Dorchester, nel Dorset, in Inghilterra. Si tratta di un grande terrapieno circolare di 85 metri di diametro con un'unica sponda ed un ingresso verso nord-est. Venne modificato durante il periodo romano, quando venne adattato per essere utilizzato come anfiteatro ad uso dei cittadini della vicina città romana di Durnovaria. E il sito venne nuovamente ristrutturato durante la guerra civile inglese, quando venne utilizzato come forte di artiglieria e guardia dell'accesso meridionale a Dorchester. Il suo ruolo di anfiteatro venne brevemente ripreso tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, soprattutto come luogo di esecuzione pubblica. Il monumento è oggi uno spazio pubblico aperto, utilizzato per concerti, festival e rievocazioni all'aperto. Le modifiche però distrussero gran parte del materiale archeologico originale nel sito, il che significa che non arriveremo mai a scoprire chi l'ha fatto originariamente e soprattutto perché. Ed infatti anche gli archeologi hanno ormai rinunciato a cercare di scoprire qualcosa su questi misteriosi anelli di Mambury. L'altopiano dell'Argimusco si trova a poco a nord dell'Etna. Qui si erge l'unico esempio di sito megalitico in Sicilia, intorno ai quali aleggia ancora un'aura molto densa di mistero. Un gruppo di grandi rocce di arenaria quarzosa svettano sugli alti 1000 metri di altitudine dell'altopiano modellati in forma curiosa e suggestiva. La tradizione popolare ricondurrebbe questi megaliti all'opera di popolazioni preistoriche. Si tratterebbe quindi di antichi menhir e quasi irriconoscibili dolmen. Ma i geomorfologi e gli archeologi propendono piuttosto per una loro origine assolutamente naturale, dovuta in particolare all'erosione eolica, anche perché nei loro pressi non sono stati trovati resti significativi di presenza umana come ceramiche, utensili o ossa. Resta comunque il fatto che tali pietre mostrano segni che, a detta di qualcuno, testimonierebbero almeno un'attenzione dell'uomo nei loro confronti, riconducibile ad attività di osservazione del cielo o a qualche pratica rituale, forse legata ai cicli delle stagioni e ai principali fenomeni astronomici dell'anno. La pietra più famosa è sicuramente quella dell'Aquila, forse uno dei megaliti più suggestivi dell'intero gruppo, poiché richiama allo sguardo e alla mente in modo potente il nobile rapace che nelle culture antiche, oltre ad essere simbolo di regalità, veniva rappresentato come animale che scortava le anime dei defunti nei loro viaggi verso l'aldilà. Pare infatti che il becco di questa misteriosa scultura sia orientato verso una lontana necropoli. Qualunque sia la verità, certo è che il luogo è diventato meta di appassionati di archeoastronomia o di semplici curiosi con la passione per il mistero. Stonehenge non smette mai di affascinare. Un nuovo studio ha individuato l'esatta posizione in cui si trovavano in origine i megaliti del maestoso monumento britannico. Da tempo i geologi erano al corrente del fatto che 42 delle pietre più piccole di Stonehenge, conosciute come Bluestones, provenissero dalle colline Perseli, nel Pembrokeshire, nel Galles occidentale. Ma un nuovo studio avrebbe scoperto le posizioni esatte delle cave, rivelando anche quando e come furono estratte queste pietre. Stonehenge è uno dei monumenti preistorici più suggestivi ed ammirati al mondo. Ad affascinare non è solo la posizione dei megaliti rispetto al sole in alcuni momenti dell'anno, ma anche il modo in cui è stato costruito. Sappiamo per certo che vennero utilizzati due tipi di pietre, note come Sarsen e Bluestones. Le prime, di dimensioni maggiori, provenivano dalle Marlborough Downs, mentre le Bluestones si trovavano nelle Perseli Hills, nel Galles sud-occidentale.
La cava più grande è stata trovata a quasi 290 km da Stonehenge. Ogni altro monumento neolitico in Europa venne costruito con megaliti portati da non più di 16 km di distanza. Questa ricerca è un'ulteriore conferma che le pietre blu di Stonehenge sono state spostate nella preistoria dalle persone piuttosto che da forze geologiche come calotte glaciali. Il trasporto di queste massicce lastre di roccia si distingue come uno dei più notevoli esempi di movimento a lunga distanza di grandi pietre nel mondo antico. La nuova scoperta si deve a un team di archeologi e geologi della University College di Londra che hanno indagato sul sito per 8 anni. La Stele degli Avvoltoi è una stele monumentale sumerica risalente al 2460 a.C. circa. Essa celebra la vittoria di Ennatum, sovrano di Lagash, sulla rivale città di Umma. Il suo nome deriva da alcuni avvoltoi scolpiti nella parte superiore. Di essa purtroppo sono stati recuperati solo 7 frammenti. Nonostante questo, la stele riesce a colpire per la dinamicità delle raffigurazioni, restituendo all'osservatore un'immediata successione temporale degli eventi. Nel 1881 vennero ritrovati i primi 3 frammenti durante gli scavi a Tello, nel sud dell'attuale Iraq. Altri 3 frammenti emersero durante degli scavi nel biennio tra l'88 e l'89. Un ultimo frammento venne riconosciuto solo in un secondo momento come facente parte della stela. Venne acquistato sul mercato nero dal British Museum nel 1898 ed il 29 dicembre del 1932 si ricongiunse agli altri frammenti conservati al Louvre, al fine di ricostruire la massima parte possibile della stela. Il monumento nella sua interezza si presenta con un'altezza di 1,80 m, una larghezza di 1,30 m ed uno spessore di 11 cm. Si costituisce di un unico blocco di calcare, dalla cima arrotondata e con rilievi scolpiti da entrambi i lati. Mostrerebbero scene nettamente differenti e sono stati quindi interpretati come un lato mitologico ed uno storico. La maschera di Warka, dal nome del moderno villaggio di Warka situato vicino l'antica città di Uruk, conosciuta anche come la Signora di Uruk, è un manufatto sumero. Si tratta di una delle prime raffigurazioni del volto umano, risalente tra il 3400 ed il 3000 a.C., ed è una delle opere d'arte più antiche della storia. Il volto femminile scolpito nel marmo bianco potrebbe essere una raffigurazione della dea Inanna. Lei era la regina del cielo e della terra, dell'amore e della guerra, una figura duplice che incarnava sia il bene che il male. Rappresentava la completezza del polo femminile. L'opera d'arte non ha eguali nel periodo ed è unica nel suo genere. Inoltre è possibile che non sia mai stata concepita come una maschera, ma che un tempo avesse avuto delle conchiglie per rappresentare il bianco degli occhi e dei lapislazzuli come pupille. Ma non c'è modo di dimostrarlo. È esposta al Museo Nazionale Iracheno, recuperata intatta dopo il saccheggio del museo a seguito dell'invasione statunitense in Iraq nel 2003. Le scoperte archeologiche in Grecia ed Anatolia hanno via via confermato quanto scritto nell'Iliade, mentre i leggendari palazzi micenei sono lì a dimostrare che città come Micene, Pilo e Troia non sono solo un mito, scavi degli ultimi anni hanno dimostrato ancora una volta che la civiltà micenea continuava a riservare sempre nuove sorprese. Pare infatti che Iclaina vanti un primato. Probabilmente si tratta del primo esempio di città-stato della Grecia ed anche d'Europa. Dopo 20 anni di scavi, condotti dall'archeologo greco Michael Cosmopoulos, Iclaina era suddivisa in 3 zone, ovvero una amministrativa, una residenziale e l'altra manifatturiera. Una divisione che sottolinea quanto la struttura economica e sociale della città fosse avanzata. Eppure, la scoperta più sorprendente, quella che in un certo senso ha segnato una svolta nella comprensione della storia della città e di tutta quell'epoca, è un piccolo frammento di tavolette d'argilla. Un'iscrizione in lineare B, che poi è risultata essere la più antica tavoletta in lineare B mai trovata, risalente al 1300-1350 a.C. Fino ad ora si riteneva che il primo stato organizzato in una struttura complessa dell'antica Grecia risalisse all'incirca 3100 anni fa, ma gli scavi ad Iclaina spostano la datazione a 300 anni prima, perché la presenza di una tavoletta dimostra che questo governo aveva scribi, e gli scribi sono un prodotto della burocrazia, e questo suggerisce che un certo grado di complessità politica ed una crescente necessità di tenere traccia di materie prime, proprietà e tasse. Tutto prima di quanto pensassimo. Il reperto è così importante poiché rivela l'esistenza di uno stato indipendente di Iclaina. Le tavolette erano i documenti amministrativi dell'epoca, rinvenute nei palazzi più importanti dei Micenei. L'armatura Kribati è un tipo tradizionale di armatura originario della Repubblica Indipendente del Kribati, nell'Oceano Pacifico Centrale.
veniva realizzata attraverso fibre di cocco intrecciate e reste di animali acquatici come denti o scaglie di pesce. Il popolo Kribati utilizzava la vegetazione delle isole sotto il suo controllo per approvvigionarsi delle materie prime necessarie alla sopravvivenza, come per esempio legname per canoe e case, foglie per costruire contenitori e soprattutto fibre di cocco per creare delle corde. Gli isolani infatti svilupparono le complesse caratteristiche armature sfruttando la fibra del cocco, nota come cora, per creare fitte corde intrecciate adibite alla composizione strutturale del rivestimento protettivo. Sia gli uomini che le donne contribuivano alla creazione dell'armatura. La datazione storica però è tuttavia incerta a causa dell'assenza di una lingua scritta da parte di questo popolo che ha tramandato le sue usanze in maniera esclusivamente orale. I ricercatori suggeriscono che l'armatura fosse utilizzata allo scopo di combattimenti rituali in cui le persone coinvolte si alternavano per infliggersi ferite secondo regole rigorose. I duelli, volti a ottenere terre e risorse, si basavano sull'utilizzo di armi simili a spadoni medievali con un bordo secchettato fatto con denti di squalo ed un copricapo protettivo fatto con pesce palla essiccato. A tal proposito, l'antropologa Catherine Luamola, che ha lavorato a Kribati negli anni 40, ha dichiarato: l'intento dei combattimenti era ferire e non uccidere. Un assassino era considerato un omicida e doveva pagare un risarcimento in terre. Io sono la bella coppa di Nestore. Chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona. Così recita l'epigramma formato da tre versi inciso sulla cosiddetta coppa di Nestore. Esso è in alfabeto euboico, in direzione retrograda, cioè da destra verso sinistra, come usavano fare i fenici. La coppa di Nestore è una cotile, ossia una piccola tazza di 10 cm di diametro che veniva utilizzata dai greci per bere il vino durante i simposi, cioè la seconda parte del banchetto dove si degustavano i vini, ed è decorata da motivi geometrici. Venne rinvenuta nella necropoli di San Montano, all'Accameno, sull'isola di Ischia, nel 1955. L'iscrizione che si trova sulla tazza è databile attorno al 725 a.C. ed è importantissima poiché costituisce uno dei più antichi esempi di scrittura alfabetica. La coppa fu importata dall'isola greca di Rodi, nella colonia magno-greca di Piteokoussai, l'attuale Ischia. Secondo gli studiosi, assieme ad altri vasi in alabastro contenenti preziosi unguenti orientali, rinvenuti all'interno di una tomba a cremazione e facenti parte di un ricco corredo funebre appartenuto ad un fanciullo morto a soli 10 anni, il che lascia presagire l'importanza sociale di tale giovane. Quando guardi Chand Baori, è difficile capire di cosa si tratti. È un famoso pozzo a gradini situato nel villaggio di Abaneri, vicino a Jaipur, nello stato indiano del Rajasthan. Il pozzo è uno dei più profondi ed ampi dell'India e prende il nome dal suo costruttore, il re Chand di Abaneri, e dalla parola Baori, nome dato nell'India occidentale ai pozzi. Fu costruito attorno al VII secolo, anche se altre fonti lo datano attorno al IX secolo d.C. Serviva a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico nei periodi di siccità e fornire un mezzo abbastanza comodo per raggiungere l'acqua. Il pozzo ha 3500 stretti gradini che collegano 13 piani o livelli fino a raggiungere la profondità massima di 30 metri. Il livello dell'acqua era legato al periodo dell'anno. Nei momenti di siccità il livello era basso, mentre negli altri periodi bisognava fare meno scalini. Legata alla sua costruzione, la leggenda vuole che fu costruito in una sola notte dagli spiriti. Di fronte ai gradini si trova il tempio di Harshat Mata, dea della gioia e della felicità, costruito attorno all'VIII secolo. La datazione di questo tempio sembra avvalorare la tesi che tempio e scalinata siano stati costruiti più o meno nello stesso periodo. Inoltre l'acqua era necessaria per le abduzioni del corpo rituali che devono essere eseguite dai fedeli prima di recarsi al tempio. E quindi, amico, queste erano solo alcune delle scoperte archeologiche più strane ed interessanti che sono state fatte ultimamente. Fammi sapere quale ti ha stupito di più e non dimenticare di lasciare mi piace al video in modo da far sì che questa serie continui. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!